annuncia che è vicino il regno di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Come Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella, vi diamo il buongiorno oggi attraverso il commento al Vangelo. Leggiamo insieme Luca 10, 1, 12. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Amen. Il Signore è qui in mezzo a noi. Questa è la buona notizia che i discepoli sono chiamati a dare. Quindi Luca 10, la missione dei 72 discepoli. È una novità, è una estensione, un allargamento della missione originaria dei 12, come le 12 tribù. Ma in realtà 72, si parla anche di 70, rispecchia ad una simbologia biblica numerica nel libro della Genesi, dove si parla di questo numero come tutte le generazioni sulla terra. Quindi 70-72 inteso in questo senso. Gesù non ha mandato solo i 12, ma manda chiunque. Non ha mandato solo il popolo di Israele convertito, gli ebrei convertiti, ma manda i pagani, tra i quali ci siamo anche noi. Pensate all'evangelista Luca, lui era originario di Antiochia, di Siria, era un medico di religione pagana, greca, poi convertito grazie alla prima comunità cristiana. Grazie a Paolo, a Barnaba, Luca fa questa esperienza, evangelizzare. Non come un ebreo convertito, ma come un gentile, un pagano che ha incontrato Cristo. Ecco che comprendiamo quindi che questa missione dei 72 è la missione universale della Chiesa, una missione nella quale ogni battezzato, ogni credente in Gesù Cristo è chiamato a testimoniare, ad annunciare che Gesù è vivo. In che modo? Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. La simbologia di Gesù in questo contesto è davvero molto importante. Non ci manda come leoni, non ci manda come degli animali che hanno la forza, un corpo che spaventa gli altri animali nella caccia, ma ci manda come agnelli, agnellini, pecorelle, in mezzo a lupi feroci, cattivi, che vogliono sbranare le pecore. Il cristiano non è un leone, non è un lupo, non è un'aquila, non è un predatore. Gesù dice che il cristiano, l'evangelizzatore, è come un agnello. Non so se vi è mai capitato sicuramente di vedere
delle pecore, degli agnelli, quando sono piccoli, quando crescono, quando brucano l'erba. Sono delle creature così belle, così semplici e indifese. Se c'è un pericolo, scappano da una parte, dall'altra, non possono fare nulla. Non so se le pecore si arrabbiano, non me ne intendo molto, però vedere una pecora arrabbiata forse fa un po' da ridere, perché c'è più la tendenza a scappare, più che a combattere. Ecco, Gesù prende questo esempio. Anche noi portiamo il Vangelo. La nostra forza è Lui, è il Vangelo stesso, non siamo noi. Non siamo dei guerrieri che andiamo per sconfiggere. Gesù è il guerriero che ha sconfitto il diavolo. In Lui, certo, anche noi partecipiamo di questa forza, di questa vittoria, ma la mia evangelizzazione è con l'amore di Dio, è con il servizio, è con la mia testimonianza. Amen? Gesù dice almeno due volte in questo brano che abbiamo letto che quando noi portiamo la buona notizia dobbiamo dire: è vicino a voi il regno di Dio. Pensate, questa espressione, ve la vorrei leggere in greco, è perfetta. Cioè, dice così: Engiken e Basileia tu Theou, che significa è venuto, da enghizzo, venire, ma pensate che è usato il perfetto. Il verbo, la modalità perfetto nel greco, indica un'azione passata che ha un effetto anche e ancora nel presente. Significa che è viva la parola di Dio e che il regno di Dio non è solo qui, ma è arrivato e abbiamo tutt'oggi gli effetti del regno di Dio. Quali sono gli effetti? Luca ce lo dice in questo brano. Venivano guariti, venivano risanate le persone, sono state inviate nel nome di Gesù, compivano prodigi. Amen. Quindi noi oggi dobbiamo aprire la nostra bocca, lasciarci inviare da Dio, dal Padre, per annunciare la buona notizia, che Gesù non solo è qui, ma è arrivato e sta attendendo una risposta da parte dell'uomo che è nelle tenebre, affinché dica: Gesù, ti riconosco, come dice Giovanni 1, la mia vera luce. Allora facciamo insieme questa professione. Signore Gesù, grazie per la tua parola oggi, grazie per il tuo Vangelo, grazie per come mi incoraggi ad andare avanti, mi incoraggi ad essere una luce come una lampada che illumina coloro che sono nelle tenebre. Ti voglio seguire, Signore, come un agnellino, come una pecora. Voglio seguire te e portare il dono della tua presenza. Signore, entra dentro di me, donami coraggio, forza e perseveranza nell'annuncio e nel testimoniare che tu sei vivo e che cambi la vita. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, annuncia che è vicino il regno di Dio. Dal greco potremmo dire: annuncia che si è avvicinato a te il regno di Dio ed è qui. Il regno di Dio è Gesù, che ti ascolta, che ti ama, che interviene oggi stesso nella tua vita. Amen. Cari amici, vi presentiamo e offriamo il calendario degli eventi di questo mese come Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona, dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona. E infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni
le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Ballami, Signore, ti ascolto.